un lenzuolo, manca un lenzuolo dal garage. È il papà di Lucrezia a dirlo ai carabinieri. Lucrezia è scomparsa da troppe ore. Ma già era strana questa cosa, perché Lucrezia non è una ragazza fuori di testa, ma completamente. Non è una fuori di testa Lucrezia, 37 anni, quasi sposa. E si voleva sposare. E purtroppo non c'è arrivata. È quello sposo promesso a notare delle macchie sui cerchioni dell'auto di famiglia. È sangue. Dov'è Lucrezia? Lo chiedono a suo fratello, Giovanni. C'era lui a casa con lei l'ultimo giorno. Dov'è Lucrezia? Glielo chiedono per 5 ore. Poi Giovanni racconta. Incredibilmente Giovanni inizia a rappresentare i fatti direttamente dall'omicidio. Manca tutta la fase antecedente. Quindi non sappiamo quello che effettivamente sia accaduto. Il racconto parte da lì, il fratello che uccide la sorella. Ore 14:30. Giovanni se ne sta nascosto vicino al bagno. Ha un coltello da caccia in mano. Lo usa 3 volte. Le taglia la gola, colpisce, al collo, alla spalla. Non era lui, non era lui. La trascina nella doccia, pulisce come se lei non fosse lì. Lei, sua sorella. Non lo possiamo accusare di niente, nessuno può accusare Giovanni. Lui si è, come posso dire, distaccato dalla realtà. La avvolge in un lenzuolo bianco, poi della plastica, poi giù 3 piani di scale. La carica in auto, 40 minuti di strada, nessun ripensamento. Avrà fatto qualcosa che lui fino a oggi probabilmente non se ne rende conto. Toglie la plastica, la seppellisce sotto 2 materassi. È tua sorella, Giovanni, perché? Non c'è motivazione, non c'è una motivazione che lui riuscisse a fare qualcosa del genere, la sorella.